Benvenuti a Tracce d'Infinito, la trasmissione di ITV che vuole raccontare i luoghi della spiritualità della nostra città. Un percorso settimanale che ci porterà a riscoprire bellezze architettoniche, quelle che abbiamo alle nostre spalle, lo splendido complesso di Santo Stefano, per imparare a coglierne nuovamente il messaggio di fede. Sì, perché quando sono state create queste bellezze erano concepite come una vera e propria Bibbia dei poveri, uno strumento per veicolare un'esperienza di fede che doveva arrivare nel cuore della vita della gente. C'era una sorta di alfabeto comune tra chi creava l'arte e chi ne fruiva, che si è andato poi perdendo nei secoli. Ma non solo, parleremo anche delle tante vite dei santi che hanno cambiato il tessuto culturale e sociale della nostra città. Un percorso che faremo insieme ad alcune realtà che da sempre lavorano su questi temi: l'Associazione Arte e Fede della Diocesi di Bologna, il Centro Studi per la Cultura Popolare attivo nella nostra città dal 1986 e poi ancora l'Associazione Via Mater Dei, che collega 10 santuari mariani del nostro Appennino. È un percorso quindi insomma molto articolato. E perché partiamo proprio da Santo Stefano? Perché qui sono conservate le reliquie dei nostri protomartiri, Santi Vitale e Agricola. Presentiamo subito Monsignor Stefano Ottani, che è vicario generale della diocesi. Buongiorno. Buongiorno. Monsignor Ottani, questo è un luogo caro alla città di Bologna. È davvero un luogo straordinario, perché qui siamo all'origine non solo della storia, ma anche dell'identità e del ruolo che Bologna ha svolto e continua a svolgere nel mondo, perché qui si concentra la presenza di un tempio pagano, c'è ancora un frontone nella parete esterna di questo complesso, un cimitero ebraico e la tomba dei primi martiri cristiani, Santi Vitale e Agricola. E davvero è da questa sorgente che Bologna continua ad attingere forza per svolgere questo suo ruolo che l'ha resa grande nella storia, non solo d'Italia, ma in qualche modo del mondo. Adesso capiremo perché. Ricordiamo brevemente chi sono Vitale e Agricola. I santi Vitale e Agricola sono i protomartiri bolognesi, cioè i primi cristiani che hanno testimoniato con il sangue la loro adesione al Vangelo. Agricola era il padrone, Vitale lo schiavo, resi fratelli dalla fede e dal comune martirio. È proprio in questo che Bologna ha colto quella che sarà una caratteristica, l'uguaglianza sociale di tutti i suoi cittadini, la libertà donata anche agli schiavi, per questa motivazione profonda di essere davvero tutti fratelli. Ricordiamo, infatti, prima dicevamo che i nostri santi hanno cambiato il tessuto culturale e sociale della città. Vitale Agricola, schiavo e padrone martirizzati insieme, quasi 1000 anni dopo, goccia dopo goccia, dopo tanti pellegrinaggi, santi venerati, insomma quasi 1000 anni dopo, Bologna è la prima città ad abolire la schiavitù. Non per niente il decreto con cui Bologna abolisce la schiavitù si chiama Liber Paradisus, perché riflette sulla condizione di libertà e di uguaglianza che c'era in paradiso e che l'adesione a Cristo riporta fra gli uomini. Grazie allora, Monsignor Stefano Ottani. Grazie a voi e buona visita di questo complesso, e possiate davvero cogliere il messaggio che viene non solo dal punto di vista storico e artistico, ma anche il messaggio che proviene dalla fede intrisa in questi luoghi, che può lanciare anche oggi un messaggio di grande speranza per Bologna. Grazie, noi entriamo all'interno. Siamo spostati nel sagrato della chiesa del Santo Sepolcro e adesso entreremo all'interno di questa chiesa, che tra le tante che costituiscono il complesso di Santo Stefano è proprio quella dedicata ai santi Vitale e Agricola. Fernando Lanzi, direttore del Centro Studi per la Cultura Popolare, lei sa tutto di questo complesso stefaniano e adesso ci racconterà della storia di Santi Vitale e Agricola, perché siamo proprio nel luogo che ha accolto la loro prima sepoltura. Ci racconti un po'? Sì, effettivamente qui vediamo sotto la mensa dell'altare, poi li vedremo nel dettaglio,
i due sarcofagi che, sollecitati da Sant'Ambrogio, venuto in vita pastorale a Bologna e portato a vedere le loro sepolture terragne, rimane colpito della modestia della sepoltura e ne propone il collocamento in due sarcofagi. Quindi sarcofagi che sono databili ultimissimi del IV secolo, primi del V secolo, la vita di Ambrogio è del 393. Verranno da Petronio, siamo 50 anni dopo, verranno diciamo con grande probabilità coperti da una specie di cappelletta che però non aveva la parete frontale, cioè verso di noi, che possiamo considerare come il primo piccolo edificio che raccoglie in maniera decorosa le spoglie di questi due protomartiri bolognesi. I due protomartiri furono sepolti terragni, quindi sepolti in terra, nel cimitero giudeo-cristiano, e vedremo che questo fatto giudeo fa pensare anche rispetto alla nazionalità di Agricola, che era il padrone di Vitale, suo schiavo, che lui aveva già però liberato, quindi è un liberto all'epoca appunto del martirio. Nel senso che Agricola potrebbe essere stato del popolo ebraico? Agricola, proprio perché la tradizione vuole, e dopo la possiamo vedere, che sia stato crocifisso. Ora, un personaggio che avesse la facoltà di dimostrare civis romanus sum, cioè sono cittadino romano, doveva essere ucciso in maniera nobile, quindi con la lama. Esempio famosissimo, San Paolo. San Paolo può dire e dimostrarlo civis romanus sum e viene decollato. Pietro, che ovviamente era un cittadino ebraico, viene crocifisso. Diverso invece è stato il martirio di Vitale. Sì, il faccende è così. Agricola è il proprietario, è il padrone. Era sensibile a quello che il suo liberto, che si era intanto fatto battezzare, gli raccontava della vicenda di Gesù. Gli amici di Agricola, che occupava una posizione eminente nella società bolognese, temono che lui si faccia battezzare, si converta, sarebbe stato come uno scandalo sociale. Allora cosa fanno? Indicendo Diocleziano la famosa persecuzione, catturano Vitale e invitano Agricola a vedere cosa succederà a Vitale, cioè il suo martirio. Come dire, vedrai che lo convinciamo a non continuare in questo suo diciamo sentimento verso questa nuova eresia che è il cristianesimo. Se non che Agricola, proprio vedendo come il suo liberto tranquillamente sopportava le pene del martirio dicendo che Cristo era con lui, si decide per la conversione totale e quindi viene anche lui martirizzato immediatamente insieme subito dopo a Vitale. Il sarcofago di San Vitale, lo schiavo liberato. Allora, VIII secolo, 727, arrivano a Bologna i Longobardi. Sono già non più ariani. Quando arrivano a Bologna, anche loro sono perfettamente all'interno del credo romano e quindi vengono portati a vedere i sarcofagi che abbiamo visto prima e gli si racconta la storia di questi due protomartiri. Prima cosa, considerano i sarcofagi troppo modesti. Come? Avete i due protomartiri, due sarcofagi anonimi? Quindi immediatamente decidono di fare due sepolture, di cui qui vediamo quella di Vitale, migliori, più belle, più nobili di quelle esistenti. E seconda cosa, hanno una struttura sociale ancora fortemente divisa in classi, per cui un arimanno, cioè un nobile, un cavaliere, non può avere una sepoltura uguale a quella di un suo liberto. Per cui, come vedremo dopo, il sarcofago di Agricola è molto più
diciamo, artistico e decorato di questo che stiamo vedendo, che però peraltro è un notevole sarcofago. Intanto c'è sicuramente un rimando all'arte bizantina. I due pavoni affrontati, cioè fronte a fronte, stanno venerando la croce, e il pavone maschio, che quando fa la ruota circolare, simbolo divino, è fortemente una ruota variopinta cromatica, le penne del pavone simboleggiavano, le ruote dei pavoni, l'immortalità dell'anima, per cui abbiamo, come dire, i fedeli che sapevano che l'anima è immortale e che avrà con la resurrezione della carne il premio eterno se si è comportati bene, ecco che qui lo raccontavano simbolicamente ai devoti, e bene voleva dire venerare e prendere sulle proprie spalle la propria croce, come appunto Cristo ha insegnato: chi mi vuole prende la sua croce e mi segua. Dico subito, fino qui non ha la copertura, perché funzionò da mensa, da supporto della mensa d'altare della cappella. Questa a un certo momento verrà dedicata a San Nicola, e quindi il coperchio non c'è più, e così come non c'è più nemmeno la lastra della mensa e l'altare. Questa cappella di San Nicola poi verrà abolita, e vedremo che dall'altra parte la situazione è uguale, e la cappella era dedicata a San Michele Arcangelo. Ovviamente i corpi sono nella loro quarta e ultima sede, il grande reliquiario che contiene ciò che è rimasto. Ci spostiamo a vedere il sarcofago di Agricola. Diceva un sarcofago più elaborato, più ricco. Qui cosa vediamo? Vediamo un cervo, un leone affrontati intorno a una corona d'alloro, all'interno della quale è un angelo che ha un pastorale in mano. La cerva è un simbolo del fedele. Il leone, innanzitutto il leoncello di Giuda, è un simbolo cristologico, ma per traslato anche ai seguaci di Cristo. Quindi noi abbiamo due animali nobili, anche il pavone lo è per l'amor di Dio, ma due animali nobili già diversi fra loro, quindi una maggior ricchezza di visiva, che onorano il personaggio sepolto all'interno di questo sarcofago, e mettono in evidenza la corona d'alloro, che era il simbolo del martirio. Come mai la corona d'alloro è simbolo dei martiri? È per un motivo molto banale, se vogliamo. L'atleta che vinceva l'Olimpiade, cioè che vinceva la corsa veloce, che allora era di poco più di 400 metri, i nostri 100 metri, era la corsa più nobile, aveva come premio una corona d'alloro. Però la sua importanza sociale era tale che possiamo dire viveva di rendita, di inviti, di premi, di danaro per tutta la vita. Allora, quando i primi cristiani hanno dovuto pensare a un simbolo per il martire, hanno pensato o alla palma, che veniva arrotondata, o appunto all'alloro. Ecco quindi che allora qua si mette in evidenza che all'interno c'è un martire. Siamo arrivati tra l'altro vicino alla croce che secondo la tradizione ha accolto il martirio di Agricola. Esatto. Questa croce che trovo molto correttamente ha ancora davanti, ha davanti un inginocchiatoio, quindi invita a essere venerata, perché la tradizione la vuole proprio come quella, foderata poi di metallo perché si conservi nei secoli. Non erano foderati di metallo le croci, sotto il legno su cui fu crocifisso Agricola. E proprio questo fatto, se fosse storicamente vero, cosa che non sappiamo,
si direbbe che Agricoli era un notabile a Bologna, ma di razza, o diremmo oggi di nazionalità ebraica, e spiegherebbe la sepoltura di entrambi nel cimitero giudeo-cristiano. Fernando Lanzi, prima di arrivare nella cappella che custodisce oggi quello che rimane appunto delle reliquie, ci spostiamo di nuovo all'esterno. Sì, perché c'è una graziosissima, mi viene da dire, sintetica bassorilievo che sintetizza in la storia molto lunga dei due. Andiamo a vederlo. Eccoci arrivati, questa è la facciata romanica della chiesa dei Santi Vitali Agricole, quella è la formella di cui ci voleva parlare. Sì, perché quella formella che in genere viene trascurata, in realtà sintetizza la vicenda di Vitale e Agricola. Al centro abbiamo Cristo che tiene la croce a stile, simbolo della sua resurrezione, il quale, come vedete, sta benedicendo. Alla sua sinistra c'è un personaggio in posizione di acclamatio, cioè che è un modo di pregare che ha preceduto le mani giunte, ed è Vitale, che appunto, battezzato, prega Cristo. Dall'altra parte c'è l'altro personaggio, Agricola, però, che è in questa posizione, cioè ha avuto bisogno di un sostegno, il braccio sinistro suo, per poter anche lui cominciare a pregare. Difatti la mano destra è nella posizione dell'acclamatio, cioè appunto della preghiera. Questo cosa sintetizza? Quello che abbiamo detto prima. Agricola ha deciso la sua conversione proprio vedendo il sacrificio, il martirio del suo liberto. Fernando Lanzi, completiamo il nostro percorso scendendo nella cripta di San Martino, dove ci sono le reliquie, quelle che i buoni monaci sono riusciti a salvare, perché poca roba è nella chiesa di Vitale Agricolo in Arena, dove sono morti, perché ovviamente quando hanno fatto la chiesa, e altre sono sparse per l'Europa. Questa è la cripta di San Martino, perché le reliquie alla fine sono arrivate qui? Era così famosa questa coppia di martiri che chiunque aveva un po' di autorità, quando arrivava a Bologna, e ne arrivavano parecchi di pellegrini, chiedeva e pretendeva dai monaci un pezzetto di quelle reliquie. Per cui agli inizi del XII secolo l'abate Martino decide di fare una chiesa nella quale si poteva entrare solo dal monastero, quindi clausura stretta, quindi nemmeno un imperatore poteva entrare senza prendere una scomunica, ope legis, o late sentenze, come si dice. Fa questa chiesa dove pone quello che è rimasto, mi viene da dire, dei corpi nei due sarcofagi longobardi che abbiamo visto prima. Vale la pena dire qualcosa su questa chiesa. Qui c'è una strana colonna che vale la pena vedere dal punto di vista artistico, modestissima, ma se uno si avvicina nota che la parte circa questa altezza è fortemente unta e ha di colore diverso, perché la tradizione voleva che quella fosse l'altezza di Cristo. Va messa in evidenza una cosa, questa è uscita di recente, quando lo scultore bolognese Luigi Enzo Mattei ha realizzato scientificamente, in tridimensionalmente, l'uomo sindonico, cioè l'impronta che è nel telo funebre conservato a Torino, l'altezza dell'uomo lì, diciamo che ha lasciato quell'impronta, è uguale a quella di questa colonna. La parte, diciamo,
scurite, perché i pellegrini arrivando qua, quando finalmente anche questo luogo fu visitabile, perché ripeto, nasce solo con l'ingresso dal monastero, ovviamente si appoggiavano e andavano a vedere quanto erano più alti o più bassi di Cristo, e in genere, vista l'altezza media dell'uomo europeo, erano più bassi. Grazie Fernando Lanzi per essere stato con noi. Noi invece ci avviciniamo alla teca, proprio alla teca dei Santi Vitale Agricola. Grazie. Bene, grazie a voi. Siamo arrivati al termine del nostro viaggio, ci troviamo di fronte alla teca che raccoglie le reliquie dei Santi Vitale ed Agricola, e siamo in compagnia di Fra Francesco Mazzon, che abita, frate minore, abita in questo complesso da un anno ed è guida del complesso di Santo Stefano. Fra Francesco, le reliquie, c'è il rischio che possano essere guardate come una sorta di talismano? Beh, sicuramente sì. Diciamo che si può fare qualsiasi cosa col pensiero, con la mente, con i sentimenti, evidentemente. Dobbiamo tenere conto di questa cosa qua, che fin dall'antichità le reliquie sono state considerate importanti per i cristiani. All'inizio della Chiesa, nell'era antica, si poteva celebrare l'Eucaristia, il sacrificio eucaristico, la messa, solo sopra le memorie dei martiri, cioè solo dove i martiri avevano sparso il sangue per Cristo. Erano morti, stati martirizzati in odio alla fede, appunto. E quindi dove c'erano le reliquie si poteva celebrare, lì che nascono i primi luoghi di culto, effettivamente. Sarà successivamente nel Medioevo, in particolare, che le reliquie acquisteranno più un significato di prestigio, di potere, di potenza all'interno delle città, e quindi anche questa funzione un po' così di protezione magica, se vogliamo dire così, un po' talismanica. Ecco perché dalle chiese di Vitale Agricola venne costruita sotto l'abate Martino, intorno all'anno 1000-1100, questa cripta per custodire e proteggere, perché chiunque passava voleva in qualche modo avere un pezzetto di questa reliquia. Ma perché cercare il corpo del santo per ottenerne la protezione? Parlo da profana, anziché accontentarsi di una semplice preghiera. Perché è importante questa carnalità? È quello che forse recuperiamo meglio oggi, per ricordarci che la santità non è un'idea, un pensiero, un sentimento, ma è un'esperienza vera, concreta, tra virgolette, carne e sangue, come Cristo nelle celebrazioni eucaristiche diventa carne e sangue per la nostra vita, così i martiri rappresentano in qualche modo una via di santità credibile, vera, reale, concreta, e vederne il corpo, vederne appunto le reliquie, pezzi di loro, fondamentalmente ormai rimasti, ci ricorda che è un'esperienza concreta possibile. Erano uomini e donne come noi oggi che hanno creduto talmente tanto, talmente veramente, profondamente all'esperienza cristiana, che non hanno accettato compromessi e hanno messo in gioco tutto, tutta la loro vita compresa, per la fede in Cristo. Ed ecco perché noi guardiamo alle reliquie, le consideriamo, le in qualche modo veneriamo, perché ci ricorda in fondo che la santità è un'esperienza possibile ad ogni uomo, ad ogni donna di questa terra. Ai lati della teca troviamo anche due affreschi che raccontano il martirio. Sì, abbiamo qui sulla mostra sinistra il martirio appunto di San Vitale, che si dice fosse il servo di Agricola, che viene martirizzato per primo. Possiamo notare sull'affresco Agricola che viene costretto a guardare, a osservare come viene ucciso il suo servo, che in qualche modo condivideva la fede e che appunto in qualche modo si presume condividesse anche una sorta di relazione amicale, ed è costretto nel tentativo di farlo abiurare la fede. Se io converto il padrone, allora altri come lui si convertiranno, torneranno al paganesimo romano, in qualche modo. Da questa parte invece possiamo notare Agricola che viene invece crocifisso, secondo appunto l'usanza romana. Questo fa pensare appunto che Agricola non fosse un cittadino romano, in quanto appunto la crocifissione non era una pena di morte utilizzata per i cittadini romani, e quindi probabilmente era uno straniero, presumibilmente un ebreo, vista l'area cimiteriale in cui vengono ritrovati i corpi. Grazie Fra Francesco Mazzon. Noi ci fermiamo qui per il momento, perché naturalmente l'appuntamento è per la prossima settimana, per riscoprire un'altra meraviglia di Bologna. Grazie per averci seguito.